Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati sulla carriera allenatore del nostro Venezia Calcio, signori miei. Oggi puntatona, perché non lo so, non è la più palla idea. Vediamo che partite ci aspettano oggi, raga. Non so se ne andiamo a fare due. Allora no, allora abbiamo la SPAL e la Fiorentina, signori miei. E poi un punto interrogativo sul Liverpool. Vediamo se ci arriviamo. Non lo so, signori miei, non so se ci arriviamo a fare la partita con il Liverpool. Intanto partiamo subito con la prima partita contro la SPAL. Allora, intanto vediamo questa mail in ufficio, che cos'è, chi è Abe. Cosa vuole il nostro Abe? Abe sta attraversando un buon periodo, va bene, ci penserò. Abe mio, mi sa che però giocherai titolare, perché se non sbaglio la squadra sarà mezza stanca. Infatti la squadra è un poco stanca. Quindi facciamo giocare i panchinari per questa partita, raga. Sistemiamo la rosa. Allora, fuori Mbappé, dentro Isak, fuori Riquelme, dentro Benitez, fuori Messi, dentro il nostro pezzo legno Wood, fuori il simulatore, dentro Castagna, fuori Orsolini, dentro Amrabat, Cicci Coccò, fuori Lollo, dentro Dosta Abe, volevi giocare, manco ti fa vedere. Abe, non ti nascondere, Abe mio. Abe, eccolo qua. Perfetto, e in difesa andiamo a mettere sulla destra Lyred, coppia centrale Ampadu Kumbulla, Ampadu e piccolo Kumbu, fuori Pellegrini, dentro Bakker, e in porta gioca, secondo me, Gautier. Detto questo, ragazzuoli, dell'orco ce lo portiamo in panchina. Detto questo, signori miei, prepariamoci e andiamo in campo. Ci riusciamo? Sì. Prepariamoci e andiamo in campo contro lo SPAL, signori miei. Pronti, raga? Pronti a partire? Si parte. Lo SPAL batte il calcio d'inizio di questa partita. Noi per ora siamo imbattuti finora su 5 partite su 5, raga, compresa quella di Champions, compreso l'esordio in Champions. Se non sbaglio siamo battuti da 5 partite consecutive. Quindi vediamo di non far cretinate contro lo SPAL, mi raccomando. Attenzione allo SPAL, signori miei, attenzione allo SPAL. Non lasciamo gli spazi e questi si inseriscono. Mamma mia che l'ho vista brutta. Lo SPAL subito vicinissimo. Meno male che tirato una ciabattata. Chi è stato? Attenzione ancora lo SPAL, la butta al centro, lo SPAL, attenzione, stacco di testa, ma noi ripartiamo con il nostro pezzo di legno, Wood, vede Isak, aspetta il momento di Castagna, lo vede, lo serve sulla corsa, vai piccola Castagna, ferma di Castagna, buono così, guarda, no, ancora, bravo, a Barbacci Ciccocò, per Isak, che si libera il tiro, Isak! No, mi è rimasto l'urlo in gola, raga. Mannaggia, mi è rimasto l'urlo in gola. Attenzione ancora allo SPAL. Mamma mia, che salvataggio. Ambarbacci Ciccocò, grande acquisto comunque Ambarbacci Ciccocò, bello il movimento. No, Abe si è fatto anticipare, mannaggia, era bellissimo il movimento. Niente da fare. Attenzione, il Venezia però ci prova ancora. Con Ambarbacci Ciccocò. Che vede il movimento di non so chi. Attenzione, guarda Ambarbacci Ciccocò. La segna lui al 45esimo, signori miei. La sblocca lui al 45esimo. Bello l'inserimento. Grande assist di Isak Newton. E il nostro Ambarbacci Ciccocò la sblocca lui. Bella così, ragazzuoli. Che carino il nostro Ambarbacci Ciccocò. Il nostro Sofia, il nostro nuovo Sofia del centrocampo. Secondo tempo, signori. Ripartiamo. Dai, siamo in vantaggio 1-0. Non sprechiamo tutto, che comunque dobbiamo portarci a casa un'altra bella vittoria. Ecco, e che cosa ho appena detto? Palla nostra l'abbiamo persa a centrocampo. Ma porca miseria. Attenzione allo SPAL. No, punizione che non esiste, dai. Ammonita Ampadu, che ammonizione stupida. Attenzione, punizione, palla dentro. Se ribatti, la palla esce fuori, messa fuori. Bene così. Benny però non riesce a tenerla. Attenzione allo SPAL. Lo SPAL è partita a bomba. Lo SPAL, ma Ampadu, insuperabile Ampadu. Ancora non riusciamo a uscire. Ma porca di quella paletta ambriaca. Ma riusciamo a uscire da questa situazione? Recuperiamo sta palla, raga. Dai, non abbiamo paura. Dai, Ampadu, pensaci tu. Mamma mia, come ci pensa lui. Bravo Ampadu.
Attenzione, Wood resiste fisicamente. Wood vede. No, che cazzo. Attenzione, palla rinviata per Lyard. Adesso il nostro Circo Venezia che cerca di sfondare il muro dello Spal. Invece piglia precisamente il difensore in piena faccia. Attenzione, le pedate che volano. Ma io dico, ma non è proprio un bel sportivo al massimo questa giocata. Niente. Sbragalo. Sbragato male. No, raga, ha pareggiato lo Spal, raga, 75esimo, non ci posso credere. Non ci posso credere, raga, ha pareggiato lo Spal, ma porca di quella. Ha pareggiato lo Spal, signori miei. Facciamo dei cambi, facciamo dei cambi. Mettiamo dentro l'artigliere pesante. Ah no, non ce l'ho l'artigliere pesante. Allora, facciamo uscire Wood per Messi, facciamo uscire Isaac per Dell'Orco. E facciamo uscire Abe per Orsolini, dai. Dentro l'artiglieria pesante, raga. Dentro l'artiglieria pesante. Attenzione allo Spal che continua a crederci. Baker va a prendersi un caffè al bar, forse. Baker, palla messa fuori. Ok, riusciamo a ripartire forse per l'ultima azione, signori miei. L'ultima azione, Messi per Orsolini. Orsolini ancora, guarda Messi. Ma porca, l'orco si mangia la possibilità di pareggiarla, ma... Attenzione allo Spal, attenzione allo Spal che comunque ci crede, attenzione allo Spal che è venuto, che si sta portando via, forse un punto, raga, forse un punto, se non di più, forse solamente un punto, arbitro è finita, mamma mia, ho dovuto dire arbitro è finita, cioè impressionante, 1-1 tra Venezia e Spal, partita brutta, signori miei. Ok, ragazzi, ho saltato tutta la parte delle interviste, tanto dico, sono sempre le stesse domande, le stesse risposte. Kumbu, la sala 71, il piccolo Kumbu, sala 71. Buono così, buono così. Dobbiamo far arrivare a Dell'Orco, o magari 80, dopodiché lo leviamo dalla lista. Allora, Ibe ci ringrazia per averlo fatto giocare, anche se Ibe ha fatto un po'... Non sei stato proprio così, che ti posso dire, buono, nel senso non hai spiccato. Andiamo avanti fino alla prossima partita con la Fiorentina, che ci andiamo a giocare, raga. E non siamo più primi in classifica. Mannaggia di una pupazza ambriaca. Il Piemonte, la Juventus ci ha superato. Juventus vince ancora. Juventus ha vinto. Va bene, va bene, va bene. Due punti sotto, due punti sotto. Va bene, andiamo a giocarci la partita contro la Fiorentina, signori miei. Rimettiamo in campo i titolari. Ok, ragazzoli, siamo come si chiama lo stadio della Fiorentina? Il Franchi. Siamo al Franchi, signori miei. Seconda partita fuori casa. Questa ce la giochiamo pure fuori casa, signori miei. Contro, dico troppe volte signori miei. Sì, hashtag signori miei, sei anche tu, non sopporti più i signori miei. Allora, ragazzi, ecco, ragazzuoli, ragazzi, Mauloniani. Allora, Mauloniani. Oh, questi già stanno arrivando avanti. Questi già stanno arrivando avanti e non è per niente buona come cosa. Non è per niente buona. Calcio d'angolo subito per la Fiorentina, che è partita bomba praticamente. La Fiorentina è partita bomba. Buttiamo fuori questa palla cortesemente. Plizzari, Plizzarino. Plizzari, perché non utilizzi le mani? Perché, sì, no, tu stai scherzando. Tu stai scherzando! Punizione, raga. Punizione per il Venezia. Punizione per il Venezia. Per la Fiorentina. Punizione per la Fiorentina, raga. Assurdo. Cioè, non ho capito qual è stato il fallo. Però dai, abbiamo Plizzari in porta. Plizzari ce la può fare. Plizzari, credo in te. Mamma mia, che partenza brutta. Chi ha segnato? Waldschmidt. È il secondo gol che pigliamo su punizione, raga. È il secondo gol che pigliamo su punizione. Addirittura. Attenzione, Orsolini, Orsolini, vede il movimento di Messi, il leone Messi, si infila fra due, si ferma, vede Mbappé, e il Mbappé la pareggia subito, e il Mbappé, pareggiata subito signori miei, pareggiata subito, 1-1, 1-1, bella così, andiamo, 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 e il Mbappé, non si scherza col Venezia signori miei, col Venezia non si scherza, bella così. Ancora, il mapa, è 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 il mapa, vede Messi, che vede il simulatore, che rivede il mapa, è il mapa, all'undicesimo, signori miei, all'undicesimo, mamma mia, che giocata, Messi, simulatore, Mbappé, mamma mia, bucata la Fiorentina, bello così, Kylian, Mbappé, e il mapa trova il quarto gol in campionato. Niente, raga, va bene così. Attenzione alla Fiorentina, però, che continua a giocare. Attenzione alla Fiorentina, non vuole mollare. Non vuole mollare l'osso. La Fiorentina, grande giocata della Fiorentina. Ok, per davanti l'aria. Mamma mia, parala, parala. Mamma mia, cosa abbiamo rischiato. No, no, ma grande Plizzari.
Grande Plizzari, mamma mia, che partita piena di emozioni. Ripartiamo, raga, ripartiamo. No, ma so scemo io, so scemo io. Se... Mamma, meno male che hanno i piedi storti. E una volta tipo andare bene su punizione, zio. Dico, lì stavamo rischiando il rigore terribile. Stavamo rischiando il rigore terribile, però va bene. Attenzione ancora la Fiorentina, limite dell'aria, mamma mia. Questi fanno quello che vogliono. Raga, gli facciamo fare quello che vogliono? Non lo so. E va bene dargli spazio, ma se gli facciamo fare quello che vogliono, dico, no, non va più tanto bene. Dai che ripartiamo noi, dai. Aia, 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 la Fiorentina ha cambiato fascia. Prima attaccava dall'altro lato. Ha cambiato fascia, ma Plizzari la salva pesantemente. Plizzari la salva pesantemente. Dai, con calma e ripartiamo. La Fiorentina ancora ha cambiato lato. La Fiorentina. La Fiorentina ha cambiato lato. Prima attaccava solo da un lato, l'ha attaccata questo. Plizzari. Perché Plizzari non utilizza. Va bene, ci sta, ci sta, ci sta. Buon passaggio 1-2 tra portiere. Attenzione che ripartiamo noi con Leone Messi. Leone Messi vede il mapa Mbappé. Mbappé per ancora per Messi. Per Messi che si ferma. Vede l'inserimento del mapa. E il mapa però è da solo. E il mapa è da solo. E il mapa è da solo. Vede l'inserimento del Messi. E il mapa Messi. Partita chiusa 3-1, signori miei. 3-1. La Fiorentina ci ha provato, ma noi l'abbiamo chiusa con Messi. Bellissimo l'inserimento, il filo di fuorigioco, il passaggio di Mbappé. E partita chiusa 3-1. Prendi e porta a casa. Hashtag prendi e porta a casa, signori miei. Ai 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 ai, la Fiorentina però ci continua a credere. Ma noi non gli lasciamo. Mamma mia, Fiorentina vicinissimo al gol. Fiorentina vicinissima al gol, va bene così. Attenzione, la Fiorentina se ne va, la Fiorentina se ne va. Lollo il ripiegamento, palla al centrocampo, palla al centro dell'area. Attenzione, la Fiorentina continua ad attaccare. La Fiorentina nel finale del primo tempo cerca di trovare l'azione buona per il pare per accorciare le distanze. Attenzione, il simulatore in chiusura, il simulatore va in scivolata. Stacco di testa. Venezia cerca di uscire. Ok, ci riusciamo, ci riusciamo, ci riusciamo a uscire, ci riusciamo a uscire. Attenzione ancora al Venezia però che riparte con il Leone Messi. Il Leone Messi che vede, che cazzarola di passaggio è stato. Mamma mia, che ma che cosa terribile. Che cosa terribile. Fine primo tempo, raga, fine primo tempo. Che sono il Giorginio? Comunque, fine primo tempo, raga. La Juventus sta pareggiando con lo Spal. Dai, Spal, mi raccomando, ci hai levato punti a noi, devi levarli anche alla Juventus. Ripartiamo con questa squadra, raga. Dopodiché, eventualmente, facciamo qualche sostituzione dopo. Attenzione alla Fiorentina, che arriva al limite dell'aria. Attenzione, bello lo stop. Attenzione, aia, la Fiorentina vuole accorciare distanze. Ma noi siamo dei muri, meno male. Il simulatore, dai così che noi ripartiamo. Guardalo, guardalo. Attenzione, ragazzi. Riquelme, Riquelme, Riquelmino mio, Riquelmino mio, Jesus, no, Rodrigo, RR, la vede il Leone, Messi, che lei la rinnova. La devo ripassare, raga, ho sbagliato, la devo ripassare. La dovevo ripassare, ho sbagliato, signori miei. Vediamo cosa ne esce da questo calcio d'angolo. Vediamo cosa ne esce da questo calcio d'angolo. Battiamola sempre corto. Grande rincorsa del simulatore che si va a prendere la palla. Il simulatore vede Lollo Caffè. Niente. Aspettate, palla ancora nostra. Siamo nel momento. Momentum. Piera! Mamma mia. Nostro Piera, Piera. Nostro Piera! Era da sé che non gridavo. Piera! Che cazzo ci fai in attacco? Piera! Torna in difesa. Dai Lollo Caffè. Dai Lollo Caffè. Sbragalo. Mamma mia che l'abbiamo sbragato bene. Dai che vantaggio. Attenzione però che la Fiorentina ci crede. Attenzione alla Fiorentina. Palla recuperata. Bella così. Bella così. Attenzione anche alla Fiorentina con Chiesa. Chiesa sulla fascia. Lollo si va a prendere un caffè al bar. Lollo si va a prendere un caffè al bar. Chiesa riesce. Palla fuori. Va bene così. Facciamo dei cambi, raga. Facciamo dei cambi. Lollo ha ammonito. Sì, Lollo ha fatto 8, 5-6 falli durante la partita. Finalmente la palla è uscita. L'arbitro l'ha potuto ammonire. Facciamo anche noi delle sostituzioni, raga. È finita, signori miei. È finita. 3-1 del Venezia sulla Fiorentina. Bella partita, dai. Bella partita. Combattuta, combattuta. E Comodino saluta, non so chi cazzarola è l'allenatore della Fiorentina in questo momento. Sto per dire Montella, ma non è più Montella da circa non si sa quando. Mbappé parla con Wood, penso. Gli sta dicendo che gli ha fatto un brutto passaggio. Mbappé, uomo partita, signori, con la doppietta. Guardate che carino il nostro il mapa. Va bene, andiamo a vedere. Andiamo in vediamo un attimino.
Se ci dicono che ha fatto la Juventus, signori miei, vediamo se ci dice che ha fatto la Juventus ha vinto contro lo Spal. Mannaggia loro! Lo Spal contro di noi è venuto a fare il fuoco praticamente. Contro la Juventus ha perso. Va bene. Come al solito, raga, ho saltato le interviste perché diciamo sono sempre le stesse domande. Prossima partita è quella di Champions, sarà contro il Liverpool, che non ci giocheremo oggi però, ragazzuoli. Quindi facciamo una cosa, andiamo un attimino avanti. Fermiamoci, facciamo gli allenamenti. Dopodiché, ragazzuoli, per questo video ci vediamo, ce lo chiudiamo qui. Nessuno si è allenato bene, tranne Wood, bravo Wood, bravo Wood che ha preso una bella. Detto questo, ragazzuoli, noi ci vediamo più tardi, sempre qui sul canale per un altro contenuto. E con la carriera allenatore torneremo mercoledì, signori miei, per affrontare il Liverpool in Champions. Partita che comunque se dobbiamo vincere praticamente è molto importante perché già il Liverpool la partita precedente l'ha pareggiata. Va bene, ragazzoli, noi ci vediamo dopo qui, sempre sul canale. Bella raga, ciao!